E quando ho parlato con Antonio del rapporto iconografico, dice: ma sai che a Sant'Antioco c'è un amico che sta restaurando la cappella di Sant'Antioco a Fronte Maggiore con una serie di mosaici in stile bizantino. Ma è possibile che, cioè, io non lo conosco, ma me lo fai conoscere davanti. Allora, questo è il carrello del santo, andiamo avanti, e questa è la cappella di Flumini Maggiore, così com'era in origine, così com'era fino a quel tempo fa, fino a quando il rettore, il titolare della chiesa di Flumini Maggiore, ha contattato Cocciani e ha chiesto di fare un qualcosa per arricchire la cappella del patrono, della diocesi, il patrono della Sardegna. Quindi Gianni ha cominciato a lavorare e, andiamo avanti, ha realizzato questa cappella, andiamo avanti, con questo mosaico. Come vedete, il mosaico è importante, è un mosaico che richiama un po' l'arte che è bizantina, perché non dimentichiamoci questa importanza di Sant'Antioco, che vive uno spaccato tra Oriente e Occidente. Quindi richiamare un po' quel sapore antico orientale. Io quando ho visto questi lavori ho detto: ma scusa, stiamo portando avanti una mostra su Sant'Antioco, vedi un po' di realizzare qualcosa per la mostra, perché una mostra che parla di un santo non necessariamente deve avere dei nomi blasonati, deve avere degli artisti che mandano un messaggio con le loro opere e che fanno un qualcosa che possa trasmettere, che qualcuno possa ricevere. Allora, cosa succede? Andiamo avanti. Portiamo la mostra a Palazzo Valentini a Roma, e la mostra a Roma ha un successo incredibile, 7.000 presenze, cioè 7.000 persone a Roma, a Palazzo Valentini, visitano la mostra di Antioco, il santo venuto dal mare. Quindi merita attenzione della stampa su un fenomeno, perché Sant'Antioco è diventato un fenomeno, non nel nostro territorio, perché nel nostro territorio si tende probabilmente quasi sempre a sminuire ciò che si fa, ma fuori dal territorio, nel Lazio, si parla di questo fenomeno di Antioco, il santo venuto dal mare, con dovizia, con attenzione, perché quando si riesce a trasportare una platea di persone che ama l'arte, che ama la cultura, e associ a una figura, a una personalità come quella di Antioco, un problema sociale come quello della migrazione, come quella dell'uomo venuto dal mare, ecco che i risultati arrivano. E intanto Giovanni continua a lavorare su un'opera che io non so, ho detto: fammi vedere cosa si fa su Sant'Antioco, vediamo se dopo il successo di Palazzo Valentini, andiamo avanti, questa riesce a fare qualcosa che riusciamo a portare in mostra. Vengo chiamato a Sant'Antioco con Antonio Galli, vengo ospitato nella casa di Giovanni e mi si e trovo questa meraviglia. Antioco, Sant'Antioco, tra Oriente e Occidente, un mosaico scomposto in quattro tavole, un mosaico che richiama quel sapore orientale, con questa rete da pescatore che serve da corona al santo, e sulla destra il libro di Antioco. Quindi la mostra decide di assorbire nella sua collezione il mosaico di Giovanni Bascio e lo portiamo a Bologna, perché la mostra dopo la tappa da Palazzo Valentini va a Bologna. Andiamo avanti, questa è l'inaugurazione a Bologna Montecelio, quindi la tappa da Roma si sposta a Bologna e ha un altro successo incredibile, perché Bologna è un comune molto grande, Bologna Montecelio ha un territorio enorme, è il terzo comune del Lazio, e alla presenza del sindaco, di autorità civili e militari, presentiamo e portiamo Antioco il santo venuto dal mare, e Giovanni Calvo, Giovanni Bascio, siamo sempre insieme, quindi Giovanni Bascio debutta con quest'opera. L'opera viene vista da tante persone, non solo questa, attenzione, perché oggi stiamo parlando di Gianni, ma tutte le opere che riportiamo su Sant'Antioco vengono notate
dei sordomuti. Attenzione, perché questa è una cosa meravigliosa, eccezionale. E io non lo sapevo, conoscevo questa comunità, c'è una comunità, una missione che nella sua diciamo interesse si dedica all'educazione dei sordomuti, ma i preti che le convogliano in questa comunità sono sordomuti. Una realtà incredibile. Quindi Giovanni, quando comincia a realizzare quest'opera, ha tutto un percorso, perché il rettore di questa comunità, di questa piccola missione dei sordomuti, dice a Giovanni: noi stiamo realizzando una comunità missionaria in Brasile, vogliamo che il tuo mosaico, che tu possa realizzare la Madonna del Silenzio, tu sei in grado di realizzare un'opera che noi possiamo portare in Brasile. Lui mi ha seccato indietro, no? ci provo, e lì lui mi chiama e mi dice: c'è Roberto, come ti faccio? Ma se tu non andavi a vedere, ho detto: scusa, provaci, va, vedi, perché quando uno ti viene guidato dalla passione per fare le cose, poi tutto si realizza. E andiamo avanti. Il mosaico quindi va a Guidone Montecelio, andiamo avanti, e poi va a Nettuno. A Nettuno esponiamo ancora la mostra Dio che salta tutto dal mare, e ancora una volta Giovanni Basciu espone la sua opera. Andiamo avanti, grande successo, andiamo avanti, perché quest'opera piace tantissimo, tant'è che si rafforza la commissione della piccola missione dei sordomuti, che in casa Giovanni: ma allora questa Madonna del Silenzio cosa fai? Invece lui stava già un passo avanti, perché il giorno dopo si è messo a lavorare. Andiamo avanti. La mostra torna in Sardegna, la portiamo ad Ozieri, anche qui grande successo, perché come sapete le reliquie del santo da Sant'Antioco le abbiamo portate, abbiamo la comunità, la sede del sottile, noi siamo un piccolo strumento nelle mani veramente della Chiesa, ma la sede del sottile con la Basilica di Sant'Antioco organizzano questo pellegrinaggio a Ozieri, e la comunità di Ozieri mi chiede una conferenza su Sant'Antioco ad Ozieri, e portiamo sia la mostra di Sant'Antioco da Nettuno a Ozieri, e inauguriamo nel Museo Diocesano la mostra di Sant'Antioco. Andiamo avanti. E anche qui la serie di opere che voi conoscete, questo qua è una mostra concettabile per me, la Maria, andiamo avanti. E anche qui portiamo il mosaico Sant'Antioco di Oriente Occidente. Altro successo, altri complimenti. Insomma, lui comincia a montarsi la testa. No, andiamo avanti con quest'opera. Però chiaramente lui mi dice: Roberto, però io non lo so, cioè gli artisti addirittura vogliono portare quest'opera in Brasile, ma come ti faccio? Insomma, io entro in contatto col rettore della piccola missione dei sordomuti, mi faccio una chiacchierata, e da questa chiacchierata nasce una cosa bellissima. Perché ho subito ricattato, nel senso: dovete fare questa cosa, è meravigliosa, ma se voi dovete portare la Madonna del Silenzio del vostro concittadino, che tanto si sta adoperando per realizzare la Madonna del Silenzio, ma perché non facciamo una bella cappella dedicata a Sant'Antioco in Brasile? È l'opera di Giovanni Basciu, il mosaico dell'Oriente Occidente, spontaneamente offerto a questa comunità dei sordomuti, va a arricchire una comunità enorme a Londrina, una città meravigliosa del Brasile, e quindi nella chiesa brasiliana, in questa comunità enorme, facciamo una cappella dedicata a Sant'Antioco. Noi veniamo volentieri, però veniamo volentieri a presentare questa cappella, e la Madonna del Silenzio andrà invece a arricchire il messaggio che la Madonna del Silenzio dà alla comunità della piccola missione dei sottomuti. Devo dire che non si è fatto pregare, perché quando abbiamo proposto questa cosa si crea un entusiasmo enorme, perché noi ci siamo offerti, e ho detto: guardate, io l'ho
faccio volentieri, perché quando riesco a far parlare di Sant'Antioco fuori dai confini regionali, perché non si c'è un successo, ma quando cominciamo a portare il nome di Sant'Antioco non solo a Roma, ma a Washington, perché la vostra sta aprendo un itinerario che parte negli Stati Uniti d'America, e poi in Brasile, e poi in Italia, è per voi un grande successo. Perché? Perché portare il nome di Sant'Antioco nel mondo è importante, perché questi sono i segmenti che bisogna seguire, far parlare la nostra comunità oltre mare, perché purtroppo non siamo molto conosciuti, ma abbiamo tante caratteristiche, priorità culturali, storiche, che dobbiamo portare necessariamente fuori, perché l'indotto turistico non si crea solamente con le chiacchiere, si crea anche realizzando dei percorsi, degli itinerari turistici, sì, ma religiosi e quant'altro, affinché si possa parlare del proprio territorio. Allora ecco che sono andato a approfondire un po' la conoscenza della comunità dei Sottomuti e ho scoperto un mondo incredibile. Allora, andiamo avanti. Come nasce questa comunità? Questo è il sacerdote di Bologna, Don Giuseppe Guaranti, parliamo dell'Ottocento, che per realizzare la sua vocazione missionaria si prefigge di annunciare il Vangelo anche ai Sottomuti, dando vita appunto alla piccola missione dei Sottomuti. Andiamo avanti. Don Giuseppe era un giovane prete, sentiva il richiamo delle missioni per i fedeli, ma il provvidenziale incontro durante una cerimonia, nella prima comunione, incontra una ragazza sottomuta. E questo incontro con questa ragazza sottomuta suscita qualcosa nell'animo di questo prete illuminato. Quindi lui capisce che deve fare qualcosa per coloro che non hanno udito e non hanno la parola. Quindi per beneficiare tutti i sottomuti possibili, Don Giuseppe con il fratello Cesare, perché questa è una missione che nasce con il fratello Cesare e anche il prete, nel 1850 dà vita in Bologna a una scuola per sottomuti. E questo istituto per sottomuti diventa una missione importantissima che poi si espande nel territorio nazionale, ma anche in quello internazionale, perché in Brasile ci sono due missioni della piccola missione dei sottomuti. Andiamo avanti. Ecco, questa è la città di Londrina. Perché Londrina? La piccola Londra, perché era un insediamento inglese, è una delle città più ricche del Brasile, è una città meravigliosa, e questo nuovo santuario che stanno realizzando, andiamo avanti, è realizzato con una strumentazione particolare, addirittura anche il pavimento, quando insomma si verrà data la messa, il pavimento vibrerà, quindi secondo le vibrazioni chi non può sentire, non può vedere eccetera, potrà seguire la messa, secondo i segni convenzionali, che con queste nuove apparecchiature che verranno utilizzate all'interno di questa missione. Andiamo avanti. E allora ecco che dopo questo peregrinare di queste opere realizzate dal nostro concittadino Gianni Basciu, l'ultimo incontro che abbiamo avuto con Padre Joao, una persona meravigliosa, questi sono i lavori, entro il 2017 verrà completata e verrà realizzata la cappella dedicata a Sant'Antioco e al centro del santuario la Madonna del Silenzio. La Madonna del Silenzio che poi dopo, se volete avvicinare, vedrete che è in rilievo, perché anche i cieli toccando potranno capire com'è questo rapporto iconografico del mosaico. Andiamo avanti. Io non voglio parlare tanto, perché quando parto poi dopo divento noioso. Allora, deve essere un flash, cioè deve essere un qualcosa che ci rimane, no? Un incontro dove il nostro concittadino ha realizzato, secondo me, una cosa grandiosa, ma non l'ha realizzata lui. Io penso che quando uno si dedica in modo disinteressato a realizzare delle opere, a metterci tanto lavoro, partendo da un progetto come quello di Sant'Antioco,
senza nulla pretendere, perché gli artisti che espongono nella mostra Anch'io che è stato venuto dal mare nulla pretendono, come nulla pretendo io, ma lo facciamo veramente perché siamo mossi dalla passione, dalla divulgazione, dalla conoscenza di Sant'Antioco. E questi risultati arrivano incredibilmente, cioè, ma chi avrebbe mai pensato che negli Stati Uniti partiva una mostra dedicata a Sant'Antioco, oppure in Brasile una cappella dedicata a Sant'Antioco? Quindi quello significa che quello che abbiamo seminato sta germogliando. Io sono contento, onorato, felice, umente, appassionato di questa cosa, perché questi risultati, e questo non è l'unico risultato, ma ce ne sono tanti a catena che stanno arrivando e arriveranno su quello che noi abbiamo seminato, perché quando si semina in modo puro non c'è neanche bisogno del crocifisso, viene naturalmente. E il nostro territorio ha delle potenzialità importantissime e non c'è bisogno di tante spinte, basta essere mossi dalla passione, e questa passione ti porta ad avere risultati che veramente non pensa sono incredibili, sono sperati, ma no, io ho detto prima, non l'ha realizzato lui, certo che l'ha realizzato lui, ma l'ha realizzato lui sulla guida di qualcosa che è superiore sicuramente a noi. E quando uno realizza un'opera e quest'opera cammina in un percorso come quello che sta avendo la divulgazione, il culto, la conoscenza di Sant'Antioco, è veramente, uno deve riflettere e deve dire, ma Sant'Antioco c'è, e come diceva il mio amico studioso De Lobo, studioso di Sant'Antioco del territorio di Scano Montifero, che quando in quella comunità si va a pregare Sant'Antioco si chiede l'intercessione al contrario. Forse è una cosa da spero, ma io dico lo stesso, cioè il devoto di Scano Montifero che va a pregare dice Sant'Antioco, Narasino Gesù Cristo di Vasa Grazia, cioè l'intercessione è al contrario, cioè la potenza del santo guaritore, medico, traumatologo è talmente forte che la devozione verso Antioco è talmente importante che chiede la raccomandazione, dice, oh, se mi raccomando tu forse riesco a ricevere questa cosa. La Madonna del silenzio è importante, come è importante il silenzio? A volte il silenzio è talmente forte che ci fa diventare soli, e questi nostri amici che hanno questa mancanza ce l'ha prima ancora in un certo punto. Io volevo chiudere con questa frase che mi sembra bellissima: nella vita come nell'arte è difficile dire qualcosa che sia altrettanto efficace del silenzio. A cose migliori. Ora, solo un secondo. In conclusione, il nostro poeta Suscitano ci leggerà una preghiera in sardo dedicata alla Madonna nel silenzio, che poi accompagnerà l'opera nel suo pellegrinare. E poi dopo chiudiamo e ce ne possiamo andare tutti a una giornata.